Buonasera, intanto aspettiamo come al solito 2 minuti per partire con la conferenza di questa sera, che è l'ultima della stagione. Bene, vedo che intanto vi state collegando. Allora, come dicevo, la serata di questa sera è l'ultima della stagione per il ciclo di conferenze della Società dello Zolfo. Come vedete, questa serata qua c'è qualcosa di speciale, cioè che ci siamo tutti e tre i fondatori qui all'inizio, prima di presentare l'ospite speciale di questa sera. Siamo io, Mattia e Simone, e questa sera siamo tutti e tre insieme perché intanto vi vogliamo ringraziare di tutto quest'anno che abbiamo passato insieme. Vi ringraziamo di cuore perché siete stati tantissimi a seguire tutte le nostre conferenze. Avete creato anche con noi le conferenze perché lo spazio delle domande per i relatori è sempre stato tenuto in grande considerazione sia da noi che dai relatori e ha fatto la metà praticamente del minutaggio delle varie conferenze, domande attinenti, domande interessanti, quindi siamo molto felici di aver creato un gruppo di persone come questo. Vi ringraziamo anche perché il fatto che seguiate in così tanti le nostre dirette ci permette di continuare a lavorare in questo senso e a portare sempre ospiti nuovi. Quest'anno abbiamo introdotto, come avete visto, anche gli ospiti dall'estero con una traduttrice e quindi insomma la Società dello Zolfo sta crescendo tutti insieme a voi e vi ringraziamo. Vi ringraziamo anche di aver partecipato ai corsi che abbiamo proposto. Abbiamo cercato sempre di dare un'attenzione particolare a chi inserivamo all'interno dei corsi come relatore, proprio per cercare insomma di spiegare al meglio alcuni argomenti senza che ci siano, a volte è difficile in certi argomenti trovare le persone giuste, abbiamo sempre cercato, mettendoci il giusto tempo, di trovare le persone giuste che potessero parlare. Quindi, insomma, dopo questi ringraziamenti, il motivo vero per cui siamo qui è che quest'oggi abbiamo pubblicato il primo evento dal vivo, il primo grande evento dal vivo che organizziamo con la Società dello Zolfo. L'evento in questione, che abbiamo pubblicato proprio qualche ora fa, è il The Occult Convention. Sarà praticamente una convention di occultismo ed esoterismo su 2 giorni, sabato 27 agosto e domenica 28 agosto 2022. Qual è la caratteristica? Allora, intanto la convention si svolgerà a Parma in 2 location. La prima location è un hotel, l'Hotel Parma e Congressi, un hotel molto grande che dispone di tantissime stanze e che ha al suo interno 2 stanze dove si svolgeranno i workshop che si potranno fare, qui potrete iscrivervi durante i 2 giorni, e una sala molto, molto grande fatta da anfiteatro dove si terranno le conferenze per tutti e 2 giorni di convention. Poi la seconda location è invece il famosissimo labirinto dell'Amazzone, labirinto di Franco Maria Ricci, dove praticamente si svolgerà la parte serale. All'interno dell'hotel, come vi dicevo, oltre alle conferenze, sia il sabato che la domenica, ci sarà un'area espositori, dove ci saranno espositori di artigianato esoterico selezionati, più ci saranno alcune case editrici. 2 tra queste, che abbiamo già annunciato oggi, saranno una Mimesis Editore e l'altra Venex Editrice, che ci sarà anche questa sera con Chiara, che è uno dei nostri, diciamo, partner, no? Di quest'anno, comunque avrete visto che abbiamo fatto tante serate, è nata una bella amicizia. E saranno presenti con uno stand. E quindi nella parte dell'hotel ci saranno conferenze, workshop e ci saranno tutti gli espositori. Abbiamo scelto un hotel, questo hotel a 4 stelle, perché essendo che venite tantissime persone vengono da fuori durante i nostri eventi, quindi tanti di voi siete da tutte le parti d'Italia, alcuni verranno anche dall'estero, avete la possibilità sostanzialmente durante la giornata di avere una stanza all'interno dello stesso hotel dove si svolge la convention, quindi di prendervi con tranquillità le vostre pause, di poter avere insomma un punto d'appoggio all'interno della convention e vivere in maniera rilassata l'intera convention e tutte le conferenze.
Alla fine della prima giornata, alle 8:30, arriveranno delle navette che prenderanno tutti i partecipanti all'Hopewell Convention e li porteranno nella seconda location, dove si svolgerà sostanzialmente la cena, in un luogo direi molto suggestivo, perché all'interno del labirinto di Franco Maria Ricci c'è una gigantesca piramide, quindi si farà una cena sotto la piramide. Quello sarà un momento di convivialità con tutti voi che ci seguite, insomma, da tanto tempo. Sarà un momento di incontrarsi, di stare insieme, di scambiarsi opinioni e di scambiarsi idee. E non solo, all'interno del labirinto, oltre a visitare il labirinto stesso, sarà possibile visitare per tutti i partecipanti la collezione di Franco Maria Ricci, che è una collezione importante di opere d'arte. Ora lascio la parola a Simone, che vi svelerà quali sono i relatori che sono stati annunciati per ora, perché ne avremo diverse news nei prossimi giorni, sempre su questa convention, ci saranno sempre novità. Tanto Simone vi dirà due parole proprio sui relatori e sulla collezione di Franco Maria Ricci, che conosce molto meglio di me. Bene, allora anche da parte mia benvenuti a tutti voi. E dunque, nei due giorni della convention, durante la parte mattutina e pomeridiana, avrete quindi modo di conoscere dal vivo alcuni dei relatori che abbiamo già accolto online, che andranno a trattare poi un ampio ventaglio di tematiche. Ora, per citarne alcuni, dalla magia delle campagne a cura di Claudio Bonvecchio, al rapporto tra Kabbalah, magia e fisica, a cura del relatore odierno che avremo tra poco l'onore di accogliere, ovvero Sebastiano Fusco, fino ad approfondire l'erotismo magico da parte del prof. Introvigne, per un totale di circa 12 interventi. Comunque trovate il link con il programma completo e tutti i relatori nella parte inferiore del video. Invece, per quanto riguarda la parte legata all'arte, come avrete potuto notare, abbiamo tracciato un filo immaginario che parte dalla temporanea di Doudelet fino alla modernità incantata del Peggy Guggenheim, di cui potete vedere i documentari sul canale YouTube. Arriviamo dunque al labirinto e alla galleria d'arte di Franco Maria Ricci. I partecipanti all'Occult Convention potranno infatti, prima della cena all'ombra della piramide, ammirare l'ampia permanente, che vanta più di 500 opere d'arte, tra dipinti, libri e marmi. Ora, credo un'opportunità ottima per indagare ancora una volta quel legame tra arte e magia, arte e occulto, che ha vivificato un'ampia parte della realtà culturale e intellettuale europea. Detto ciò, credo che Mattia invece voglia parlare dei workshop e della rimanente parte della convention. Sì, dunque io sono qui per dirvi, per dirvi due parole per quanto riguarda i quattro workshop che saranno presenti e potrete seguire proprio la convention durante i due giorni. Si tratta di due workshop al giorno, di 2 ore ciascuno. Abbiamo sabato 27 dalle 11 alle 13 un mio workshop su pratiche planetarie, lo sviluppo di una pratica spirituale plasmata sul tema natale individuale. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, dalle 14 alle 16 ci sarà proprio Simone Vannini che farà un workshop sull'uso rituale dei 5 elementi nella pratica sciamanica himalayana. Domenica 28 invece abbiamo Roberto Cecchetti e Dorian Bones, il primo Roberto Cecchetti dalle 11 alle 13 con un workshop intitolato La via magica del profondo, pratica rituale con l'inconscio, e invece dalle 14 alle 16 avremo appunto Dorian Bones con un workshop intitolato Bones, Stones and Charms, divinazione con le ossa secondo la tradizione Udu. Sempre al link che trovate qua sotto potete ovviamente prenotare il vostro posto e avere
qualche informazione in più riguardo tutti questi workshop. Vi ricordo che questi workshop sono prenotabili in anticipo sempre al link che trovate qua sotto. Per quanto riguarda invece la parte finale della serata, Dorian ha già ampiamente, diciamo, descritto quello che succederà. Ci sarà una cena. Simone appunto ha detto che prima della cena ci sarà invece la visita al museo. Questo, come vedete, è il labirinto di Franco Maria Ricci. Noi ci ceneremo proprio davanti alla piramide e dopo la cena abbiamo organizzato un DJ set che andrà avanti fino a tarda serata. Ovviamente, sia per andare che per venire, le navette saranno scaglionate negli orari in modo da farvi insomma, muovere nella maniera più consona ai vostri gusti, alle vostre tempistiche, ecco. E questo è lo splendido posto dove si terrà appunto il post giornata di sabato sera. Bene, direi che quindi vi aspettiamo tutti, tutte le informazioni le trovate qua sotto al link. Vi ricordo anche che i posti sono limitati a 250, perché vogliamo che sia diciamo, non vogliamo avere un eccesso di persone, vogliamo rimanere dentro un numero definito. E quindi, insomma, trovate tutte le altre informazioni qui sotto al link. Adesso io direi che siamo pronti per iniziare la serata di questa sera che tutti voi state attendendo. Prima di presentarvi il relatore di questa sera e di introdurvi alla serata, manderemo una sigla un po' diversa questa sera, che è il trailer proprio della convention. A tra poco. Allora, rieccoci qui, do il benvenuto a Chiara Orlandini, Venezia editrice, e a Sebastiano Fusco. Grazie mille di essere con noi e buonasera. Bene, allora, intanto, come vi dicevo, grazie a nome di tutta la società dello Zolfo, per noi è veramente un grande onore, un piacere chiudere questa stagione con Sebastiano Fusco e con la Chiave di Salomone. In particolare, prima di iniziare lascio la parola a Chiara, che darà qualche parola appunto sulla Chiave di Salomone, di cui è editrice. Quindi parola a te, Chiara. Allora, Chiave di Salomone, libro bellissimo, libro impegnativo. Adesso Sebastiano vi racconterà quanti anni, quanta cura, quanto tempo ci ha messo a seguire questo testo. Per noi è stato un libro che ha dato un'enorme soddisfazione, perché ci ha fatto avvicinare, entrare in un esoterismo serio, no? E abbiamo avuto veramente solo piacere a divulgare questo testo. E volevo non tanto questa sera parlare della chiave, quanto parlare della prossima cosa che faremo e che si riaggancia alla convention, ed è sempre Sebastiano Fusco, ci sta guidando attraverso la sua curatela in un progetto per noi bellissimo, che è una collana nuova che si chiama I Dogi e che è l'esoterismo di lusso. Per cui non vogliamo fare Franco Maria Ricci, magari riuscissimo ad arrivare a quei livelli, ma l'idea è quella. Per cui abbiamo il prossimo libro, è un codex Rosa Croce, lavorato interamente da Sebastiano Fusco sulla sua curatela, che è un'edizione di autentico lusso, 100 copie numerate, carta speciale fatta con l'alghe della Laguna di Venezia, la copertina fatta a mano con incisioni, eccetera, eccetera. E io vi sto dicendo la parte così fisica del libro, i contenuti sono veramente incredibili e hanno costato a Sebastiano tantissimo lavoro e tantissimo tempo. Perché ve ne parlo adesso? Perché alla convention di Parma lanceremo il libro.
cioè sarà il primo evento dove portiamo e apriamo proprio le vendite di questo testo meraviglioso in quell'occasione, per cui partnership, come stiamo lavorando molto bene con la Società dello Zolfo e faremo questa cosa speciale. È veramente un piacere poter fare opere di questo tipo e opere di questo tipo di contenuti, della serietà e la profondità. Per cui è con grandissimo piacere che abbiamo fatto questo lavoro e soprattutto anche con grandissimo piacere che introduco e saluto Sebastiano Fusco, che vi parlerà appunto della Chiave di Salomone. Piccola nota dell'editore: il libro è meraviglioso, ma se leggete anche solo le note è ancora più bello, perché il testo è importante, è ricercato, eccetera. Ma io ho fatto anche solo una lettura delle note, tutte le note una dietro l'altra, e sono meravigliose, sono un testo a sé. Per cui, grazie Sebastiano, prendi tu la parola e tu Dorian oscurami, perché ho una tosse bestiale e non vi voglio rovinare la serata. Dicevo, ciao, ti saluto Chiara, ma prima di salutarti ti dicevo che sono estremamente d'accordo con te per quanto riguarda le note della Chiave di Salomone, che sono state sì, care. Lo spiegheremo. Allora, ciao Chiara, ci vediamo dopo. Allora. Ci vediamo dopo. Benissimo. Allora, Sebastiano, io se sei d'accordo partirei subito con le domande. Va bene, benissimo. E la prima domanda che ti faccio è, per introdurre tutte le persone che sono in ascolto in questo momento, su questo libro così importante per tutti i praticanti e gli occultisti, e cioè La Chiave di Salomone. Allora, il libro è quello che una volta si chiamava Grimorio. Un grimorio, un termine forse viene dal francese grimoire, cioè grammatica, era un manuale ad uso degli operatori di magia. I primi grimori non erano libri scritti per essere pubblicati, non dovevano essere diffusi nel pubblico, non erano in realtà neanche libri, erano testi che il mago preparava per se stesso e per i suoi allievi, nel quale un testo in cui spiegava, o meglio si appuntava, cercava come aiuto per la memoria di elencare tutti quanti i passaggi che sono molto complicati, molto intricati e fanno riferimento a tutta una serie di procedure complesse che erano necessari per mettere a punto il rito. Il rito che poi in realtà più che un rito è una liturgia, perché prevedeva l'impiego di varie persone. Liturgia che era volta in genere alla evocazione di una entità di qualche tipo, poi spiegheremo meglio di che entità si tratta, come venivano compiute queste evocazioni e soprattutto che risultati si ottenevano. Questi testi originariamente erano diffusi in pochissime copie, ovviamente, perché erano manuali d'uso, appunti. Quelli più famosi di questi testi, legati a nomi molto particolari, venivano tramandati da una generazione e un'altra di adepti, di maghi, di persone che si interessavano a queste ricerche. Ciascuna di queste persone aggiungeva delle note, delle modifiche, delle esperienze personali. Quindi di volta in volta, col passare delle generazioni, questi libri crescevano di volume. A un certo punto a qualcuno veniva in mente di raccogliere le diverse copie che c'erano di questi testi, metterle insieme, fonderle in un testo unico, e quel testo poi diventava quasi canonico per questo genere di cose. Noi abbiamo seguito per molti testi questo tipo di procedura, abbiamo visto come si evolvevano, ecco, e sono testi molto antichi. Per esempio, uno dei più famosi è un testo che ci è stato tramandato attraverso due papiri diversi, perché quando lo vendettero lo divisero in due per guadagnare di più. È il papiro di Londra e l'Aida, che si trova in due città diverse, e ci vuole parecchio tempo per riconoscere che erano lo stesso papiro. Se uno legge questo papiro, che è scritto in demotico con inserto in copto,
vede che sono esattamente gli appunti personali di uno stregone, non di uno stregone, dico male io, diciamo di un mago, che insegnava come conversare con gli dèi, come evocare entità, come parlare con gli spiriti dei morti, come produrre tutta una serie di fenomeni grazie all'impiego della magia naturale e cose di questo genere, quello che ci si aspetta da libri di questo tipo. Questi libri sono stati tramandati in questo modo, in questa maniera, fino all'età della stampa. Nel Rinascimento, una volta arrivata, diciamo, l'invenzione di Gutenberg, hanno cominciato a uscire le prime copie stampate di questi libri. E allora si è verificato un fenomeno di un certo tipo. Siccome a un certo punto esistevano diverse redazioni di questi libri, perché a seconda della nazione nella quale il testo veniva recepito e dell'epoca nella quale veniva letto, c'erano apporti sempre diversi, e si venivano a creare tutta una serie di famiglie di testi che avevano un capostipite unico, ma varie filiazioni diverse. La Chiave di Salomone è uno dei testi tipici di questo percorso. Comprende un rituale particolare, con tutta una serie poi di rituali a corollario, che serve per evocare una certa serie di entità, in particolare spiriti che sono simili ai cosiddetti spiriti planetari, ma anche a varie altre entità. All'inizio queste entità e i rituali avevano una loro purezza originaria. Siccome il testo è molto probabilmente, dico molto probabilmente, ma ormai è quasi certo, di origine ebraica, all'inizio questi rituali avevano un'impostazione simile a quella che si trova in testi come il Sefer Yesirah, che è di fatto un grimorio, anche se qualcuno si offende se dico una cosa di questo genere. Comunque è anche quello un testo che insegna come entrare in contatto con entità in qualche modo aliene, diverse da noi. Ecco. La Chiave di Salomone, il testo più antico che noi abbiamo, venne reperito da Gollancz all'inizio del Novecento, è sicuramente ebraico ed è sicuramente risalente intorno al IV secolo d.C., quindi di poco posteriore al Sefer Yesirah. Un'altra redazione che abbiamo antica, invece di essere in ebraico, è in greco ed venne approntata in epoca alessandrina e c'è stata tramandata attraverso il solito papiro. Se uno fa un confronto tra queste due redazioni, vede che sono effettivamente lo stesso testo, però nella redazione in greco c'è tutta una serie di apporti diversi rispetto all'originale ebraico, cioè ci sono apporti di tipo pagano, cioè si fa appello ad entità che non erano nell'atmosfera culturale ebraica, ma erano più nell'atmosfera culturale alessandrina. Ecco. Un fenomeno di questo genere è avvenuto nel corso dei secoli per tante redazioni della Chiave di Salomone, per cui quando noi arriviamo al tardo Rinascimento e alle prime copie stampate, vediamo che il testo di base è diverso da quello iniziale, perché era stato pesantemente cristianizzato. Ecco, uno dei testi di base della Chiave di Salomone risale a un personaggio molto interessante che si chiamava Abram Colorn. Era un ebreo convertito del 500 che di mestiere faceva l'ingegnere e di fatto progettò le difese militari di Mantova, perché era al soldo del duca di Mantova. Ecco, questo signore, oltre alle varie cose, era anche un esperto di magia e fu il primo che fece una effettiva edizione critica della Chiave, mettendo insieme
tutta una serie di testi che sono riconoscibili se uno va a rivedere i testi più antichi. Li mise insieme e ne fece una versione in latino, cioè anche una versione in italiano, che però aveva in una certa maniera uno strato di cristianizzazione che aveva cambiato i nomi, le entità alle quali ci si appella, la struttura liturgica del rituale, per essere un pochino più aderente all'atmosfera dell'epoca. Non era semplicemente un espediente mimetico per non essere bruciato insieme col testo, no, era una questione che rispondeva all'esigenza intima particolare del mago. Questi rituali, per funzionare, hanno bisogno di far scattare all'interno del mago una componente emotiva fortissima, che il rituale, la preparazione al rituale, insegna come coltivare, come aumentare, e il rituale, la liturgia del rituale, fa portare al parossismo. Poi vedremo che cosa significano anche cose di questo genere. Comunque, in un'atmosfera cristiana, mettersi a invocare le lettere ebraiche o le divinità del Pantheon olimpico non funzionava come mettersi a invocare il nome di Cristo, lo Spirito Santo e cose di questo genere. Quindi era un'esigenza emotiva effettiva del mago questa cristianizzazione. Adesso, nel momento in cui io mi sono trovato di fronte, per la richiesta del nostro gentile gentile editrice, a dover sistemare un testo di questo genere, mi sono trovato di fronte a una doppia possibilità. Potevo fare quello che si è fatto fino adesso riproducendo testi di questo genere, cioè scegliere l'edizione fra le tante che mi sembrava la più opportuna, la più completa, la più aderente allo spirito originario, e riprodurre quella tale e quale. Ecco, questo è quello che hanno fatto di solito, per esempio Joseph Peterson, che è un grandissimo esperto di letteratura grimorica, benemerito perché ne ha diffusi tanti. Quando ha fatto una sua chiave di Salomone, qualche anno dopo la mia, ha scelto un testo particolare, scegliendolo molto bene, perché era un'edizione che veniva fuori dalla collezione di Fred Hockley, che è stato un grandissimo esoterista dell'Ottocento, quello dal quale si dice sia uscito il documento cifrato che poi dice diede origine all'Alba d'Oro, al Golden Dawn. Ecco. Ha scelto quel testo, scelto molto bene, perché è un testo importantissimo, però solo quello. Ecco, io ho fatto una cosa diversa. Ho speso un sacco di tempo e anche un sacco di soldi per chiedere alle librerie europee, in qualche maniera, di mandarmi le fotocopie, i microfilm e la documentazione che c'erano delle copie della chiave di Salomone che loro conservavano. Devo dire che mi hanno risposto tutte, con la sola eccezione delle biblioteche italiane, che non sono un deposito di cultura, sono una scatola di sardine nelle quali la cultura è chiusa e non la fanno vedere a nessuno. Ecco, un po' di polemica, ma insomma, ecco. Comunque, dal British Museum mi è arrivato tutto quello che avevo chiesto, dalla Biblioteca Nazionale mi è arrivato tutto quello che avevo chiesto, mi sono arrivate copie dalla Spagna, mi sono arrivate copie dall'Europa dell'Est, ho messo insieme tutta una serie di materiali. Dopodiché ho cominciato l'opera, ahimè faticosa, di collazionarli. Cioè, ho scelto anch'io un testo che mi sembrava il più adatto fra tutti quanti quelli che avevo a disposizione. Un testo per la chiave di Salomone e un testo per le Megaton, che è un altro testo salomonico. L'altro testo, il Testamentum Solomonis, aveva una tradizione sua, quindi non mi è servito questo lavoro. Ecco, ho collazionato i vari testi e mi sono affidato non a criteri filologici, perché dalla mia esperienza ho visto che non servono a niente.
per questo tipo di ricerche, ma i miei criteri, diciamo così, magici, cioè alla modesta esperienza che avevo di questi testi e di questi tipi di cose che mi è venuta da anni di frequentazione di questo tipo di nozioni. Ecco, e ho preso le parti che mi sembravano più opportune per ciascuno di questi testi e le ho messe insieme. Di conseguenza, la mia chiave di Salomone è molto particolare, perché è in qualche maniera il mosaico fra i testi più interessanti, a mio giudizio, ovviamente, perché questi sono per forza di cose lavori che hanno la caratteristica di una persona e seguono quella. Dicevo, ho messo insieme i testi, le parti più importanti dei veri testi per arrivare a una codifica, secondo me, definitiva, la più completa possibile della chiave e dell'Emegeton. Ecco, quello che è venuto fuori è un testo piuttosto complicato, perché non soltanto c'ha apporti tra culture diverse che io ho dovuto limare, ho dovuto in qualche maniera amalgamare fra loro, ma anche comporta anche l'uso di terminologie molto difficili, perché sono corrispondenti a un modo di pensare e a vari set simbolici nei confronti dei quali noi non siamo più abituati. Quindi ho dovuto, diciamo così, aggiungere un apparato di note. Apparato di note che è piuttosto consistente, ci sono quasi più note di testo che il libro in sé. Ho cercato però anche in questa maniera di fare qualcosa di un po' diverso da quello che si fa normalmente. Cioè, non ho fatto delle semplici glosse per spiegare termine per termine che cosa significava, quello bastava un dizionario. No, io ho organizzato le note in calce a tutto quanto il libro, in maniera che fossero leggibili indipendentemente e nell'insieme costituissero a loro volta una specie di trattato di magia evocatoria. Cioè, ho spiegato nelle note, di volta in volta, il significato interiore delle operazioni che doveva compiere il mago. Ne ho spiegato il significato, ne ho spiegato la tradizione, ne ho spiegato l'operatività, cioè le conseguenze di una cosa di questo genere. Così, diciamo, sono due libri in uno, in qualche maniera, perché un libro giustifica l'altro. Leggerli separatamente, diciamo, dà la sensazione di incompletezza dell'uno con l'altro, però messi insieme ho cercato di fare in modo che ne uscisse fuori un trattato completo, messo insieme cercando non di rimettermi dal punto di vista di un filologo del XX secolo, perché nel XX secolo ho fatto, ecco, nel ventunesimo è uscito, ho cercato di mettermi nelle vesti di un mago del IV secolo d.C. che quelle esperienze le faceva veramente. Ecco, e ho scelto i termini, ho scelto i brani, ho scelto le procedure, diciamo così, cercando di tenere presente esattamente questo tipo di approccio. Ecco. In questa maniera ho cercato in qualche maniera di rendere meno ostico un testo di questo genere. Rimane comunque un libro che richiede un certo impegno nella lettura, perché poi non è soltanto un libro che spiega, ma anche un libro che invita a leggere e a documentarsi. Ecco. Ma però è vero che quella parte delle note accompagna molto il lettore durante la lettura, nel senso che è stata la mia cura fondamentale, diciamo. L'originalità effettiva, a parte, diciamo, la messa insieme del testo nelle varie parti, che anche quella non si ritrova,
questo tipo di impostazione è stata quella che mi ha dato il maggior lavoro, diciamo, e poi devo dire mi ha dato la maggiore soddisfazione, perché devo dire ho ricevuto molte richieste di ulteriori informazioni, molti apprezzamenti, è uno dei lavori che mi ha soddisfatto di più. Ecco. Quante chiavi hai contato più o meno, per curiosità? Scrivere il libro in se stesso ci ho messo circa un anno, diciamo così, che per me è tanto, perché per me, io quando scrivo un libro, se ci metto un mese, ci ho messo parecchio. Quello mi ci ha messo, ci ho dovuto impiegare parecchio tempo. Ma in realtà quello che veramente ha richiesto tempo è arrivare al tipo di conoscenze, non voglio dire il tipo di dottrina, diciamo il tipo di conoscenze, il tipo di informazioni che servivano per preparare questo. E allora questa è una cosa che io ho cominciato nell'adolescenza, perché io mi sono accostato a questo tipo di cose, siccome sono non certamente una persona di primo pelo, di molto pelo, ma non di primo pelo, ho avuto il modo di conoscere i superstiti dal mio punto di vista del più importante cenacolo magico della prima metà del secolo scorso, che era il gruppo di Ur. Ecco, me li fece conoscere, insomma, mi presentò, insomma, la mia frequentazione con Giulio Sevola, diciamo così, che era stato il coordinatore del gruppo di Ur. Però ho avuto modo di conoscere delle persone che mi hanno insegnato parecchio. Per esempio, il significato effettivo dell'astrologia, che non è la roba che si è giusto sui rotocalchi, ma è una scienza sacra, me l'ha spiegato un signore che si chiamava Aniceto del Massa, o magari il nome adesso non si sa chi è, però era un personaggio importante. Il significato della meditazione e l'uso pratico della meditazione me l'ha insegnato un signore che si chiamava di cognome Sgabelloni, però si firmava col nome Massimo Scaligero, ed era un personaggio straordinario, insomma, ho imparato moltissimo da lui. Il senso interiore di questo tipo di pratiche me l'ha insegnato un altro signore che si chiamava Emilio Servadio, che è stato uno dei fondatori della società psicanalitica italiana, è stato un grandissimo parapsicologo, un grande conoscitore della Kabbalah, che mi ha insegnato una infinità di cose. Ecco, io questo tipo di nozioni l'ho imparato da giovanissimo, facevo il liceo nei primi anni di università, poi li ho dovuti sedimentare per decenni, e da questi, diciamo, ho in qualche maniera distillato questo libro e gli altri libri che vado in qualche maniera. Quindi non è stato un lavoro di un attimo. Ecco, e soprattutto non è stato un lavoro fatto ricopiando pezzi di libri scritti da altri, è stata una cosa, insomma, che ha impegnato un po' di tempo, ecco, e anche un po' di fatica. Certo, beh, quindi grazie anche per tutto nome di tutti per questo volume preziosissimo che è nelle librerie di molti di quelli che sono qui collegati. Bene, vado avanti allora con le domande intanto. Sì, se vuoi, se no scusami, volevo spiegare una piccola cosa, poi magari quello che sto dicendo adesso incentiva delle domande. Cioè, certo. Io stiamo parlando di magia, stiamo parlando di rituali e liturgie, ma a che servivano queste cose e soprattutto che cosa usciva fuori da queste cose? Ecco, quello che veniva evocato non erano fantasie, quello che veniva richiamato fisicamente, cioè in modo che potesse essere visto e anche toccato da parte dell'operatore, non erano fisime dell'immaginazione, non erano allucinazioni, non erano cose inventate, erano entità vere. Era quello che poi è invalso l'uso di chiamare spiriti, ma in realtà sono manifestazioni delle forze fondanti dell'universo. La visione magica dell'universo prevede il fatto che nel tutto
agiscano delle forze particolari. L'immagine che si dà di questo tipo di cose è, per la Kabbalah, per esempio, quella dell'Adam Kadmon, cioè l'universo è una entità umana. All'interno di questa entità umana, questo Adamo cosmico, circolano tutta una serie di flussi, di sostanze, di impulsi, come nel corpo umano, la circolazione sanguigna, la respirazione, gli impulsi nervosi, le motilità muscolari e cose di questo genere. Queste sono le forze che tengono insieme e fanno funzionare l'universo. Queste stesse forze si trovano nell'Adam Kadmon e sono quelle che fanno funzionare il cosmo nella sua interezza, non soltanto il cosmo dal punto di vista fisico, perché quelle che fanno funzionare il corpo fisico sono un particolare aspetto di queste forze cosmiche, quelle che hanno, che noi adesso chiamiamo forze di gravità, forze elettromagnetica, forza nucleare forte, forza nucleare debole, cose di questo genere. Ce ne sono tante e ce ne sono anche altre che gli scienziati in qualche maniera stanno cercando, ma, cioè, per unificare questa loro visione. Ecco. Ma le forze magiche in generale hanno un portato che travalica l'universo fisico, arriva nel cosmo nella sua interezza. Noi che siamo nutriti di positivismo siamo un pochino respinti da un'idea di questo genere, perché è una caratteristica del pensiero positivo il fatto di non riconoscere, sbeffeggiare, cercare di mettere da parte tutte le cose che non capisce, le cose che non è strutturato per capire, più che quelle che non capisce, cioè le cose che le sue strutture logiche non riescono a comprendere, esaminare, le mette da parte, o le ignora, o dice che sono stupidaggini, o dice che sono finzioni della nostra fantasia, se sei cattolico dice che sono opera del demonio. Ecco. Invece è diversa la situazione, è un modo di stare più tranquilli, ecco, senti raspare la porta, diciamo, mi sbaglio, invece il destino che bussa la porta. Ecco. Il mago, quando evoca una di queste entità, evoca una personificazione di queste forze. Perché evoca una personificazione? Che cosa significa una cosa di questo genere? Noi parliamo dell'Adam Kadmon, che è l'universo, ma questo Adam Kadmon, non a caso i cabalisti lo raffiguravano nell'aspetto di un uomo, perché ogni piccola particella dell'Adam Kadmon riproduce tutto l'universo nel suo complesso. Noi esseri umani siamo come, è un'immagine che io faccio abbastanza spesso, come il DNA dell'Adam Kadmon. In noi c'è tutto il necessario per riprodurre l'intero cosmo. Certo, dobbiamo andarlo a cercare, è difficile, bisogna avere fede che ci sia e avere la forza di andarlo a vedere, ma c'è dentro di noi. E allora, quando noi andiamo a estrinsecare una di queste forze cosmiche, globali, universali, in realtà è come se andassimo ad aprire una finestra dentro di noi che fa vedere entro di noi stessi l'effetto di queste forze. È come tuffarsi dentro noi stessi per uscire nell'infinito. Ecco, e per questo molto spesso, diciamo, si dice che queste forze non sono altro che estrinsecazioni del nostro psichismo profondo. In un certo senso è vero, però bisogna tenere presente che queste estrinsecazioni si saldano con la verità cosmica. Ecco, quello che sintetizza esattamente la situazione sono due parole in greco che si trovavano scritte sul frontone del Tempio di Apollo a Delfi. Gnosi se auton, cioè conosci te stesso, perché conoscendo noi stessi, la profondità di noi stessi,
entrando in pieno dentro noi stessi, noi entriamo nell'infinito. Tiriamo fuori da noi stessi tutto quello che c'è nell'infinito, perché noi siamo il DNA dell'Adam Kadmon. Ecco, questo era il principio particolare, ma c'è un'estensione. Perché noi siamo così? Ce lo dice, per esempio, la Bibbia, ma ci sono tanti altri documenti. Quando il Padre Eterno fece Adamo, formandolo con un golem di sabbia bagnata, disse: facciamo l'uomo, facciamolo come noi, che sia il nostro doppio. Questa è la traduzione precisa, le altre sono un pochino, ecco, un po' edulcorate, diciamo. L'uomo è il doppio di Dio, Dio lo ha fatto come lui, quindi tutto quello che c'è in noi e quello che c'è nella Dan Kadmon è Dio. La grande triade così si riunisce: Dio, universo, uomo. Ecco, sono tre aspetti trinitari della stessa entità cosmica. Ciascuno di questi si rispecchia nell'altro. Non c'è differenza, non c'è separazione se non a livello di accessibilità, diciamo così. Ecco. Una delle metodiche che servono per esplorare questa realtà è la Kabbalah ebraica. Ecco, nella Kabbalah ebraica noi sappiamo, abbiamo tutto un percorso che ci serve per arrivare da Malkut, cioè dal nostro mondo, da noi stessi, fino alla soglia di Keter, che rappresenta la sfera nella quale ci sono i lampi della mente di Dio. Ecco. In questa maniera si salda la triade, perché noi risaliamo l'universo per arrivare a Dio. È tutto, ed è tutto, nient'altro che tre aspetti di una stessa cosa. Ecco, questo tipo di cognizione si vede benissimo nella letteratura grimorica, che viene chissà perché disprezzata. Viene disprezzata perché molti la confondono con i manuali di stregoneria. Pensano che siano ricette per trovarsi le donne, trovare soldi, avere la confidenza dei potenti e cose di questo genere. No. I grimori, nella loro forma più pura, che io ho cercato in qualche maniera di ripristinare nella chiave di Salomone, sono scale per aumentare la nostra capacità di percezione, modificare in qualche maniera il nostro modo di vedere le cose e arrivare alla soglia di Keter, alla soglia di Dio. Ecco, questo era quello che volevo precisare. C'è un rapporto però all'interno con questi grimori. Scusami, non ho sentito la domanda. Mi senti? Sì, sì. Adesso dimmi la domanda. No, dicevo, però c'è un rapporto forte con queste entità all'interno di questi grimori. Ci sono scale gerarchiche, diciamo. Ci sono scale gerarchiche, dico, per evocare queste entità e per avere un aiuto appunto nel proprio percorso. Dunque, bisogna tenere presente una cosa. Ciascuno di noi è una entità individuale. Non esistono strade pubbliche per arrivare a Dio. Ciascuno di noi deve trovarsi la sua strada individuale. Questi testi, questo tipo di narrativa, questo tipo di letteratura ti danno delle indicazioni. Dunque c'è un famoso testo iniziatico che si chiama Le nozze chimiche di Christian Rosenkreuz. Ecco, è un testo iniziatico perché fa vedere che a Christian Rosenkreuz viene data l'indicazione di una meta, viene data una finalità, ma non gli si dice la strada che deve percorrere. Quella se la deve aprire da solo. E le strade a disposizione, dice il libro, sono almeno quattro. Ciascuna di queste poi ha delle complicazioni, eccetera. Sono le due strade lunari e le due strade solari,
in particolare. Però ciascuno di noi percorre questa strada da solo e si apre il cammino da solo con le sue forze. Incontra gli eventi che sono destinati a lui e non ad altri. È possibile anche fare il viaggio in comitiva, ma spiega sempre le nostre chimiche. Questo comporta una difficoltà, perché la comitiva finisce per essere talmente piacevole. Il trovarsi fra spiriti comuni, il trovarsi fra persone congeniali, finisce per far diventare il viaggio in se stesso una piacevolezza. E allora si perde la tensione verso la meta e si ha semplicemente la gioia di stare in comunità. Lo vediamo tante volte con le conventicole, le congreghe, cose di questo genere, che si riducono semplicemente a fare un po' di scaramucce fra di loro, un po' di cose divertenti fra di loro, ma poi non si arriva a niente, non si arriva a niente di concreto. E infatti le nozze chimiche dicono: per questa strada 1000 partono, uno arriva. Ecco. Nella Kabbalah, in pratica nel Sefer Yetzirah, il libro della formazione, si dice esplicitamente che quella che devono percorrere, chiamiamoli iniziati, diciamo, quelli che si imbarcano in questo tipo di cose, non è una via pubblica che si dice Derek, ma è un cammino tracciato da te a piedi che si dice Nativ. Ecco, usa proprio una terminologia in ebraico specifica, particolare, per far capire che tu questa strada te la fai da solo. Ecco, e questo significa anche che la letteratura grimorica va interpretata in maniera particolare. Questi grimori sono ricchi di cose come grafici, sigilli, cerchi da tracciare per terra, figurazioni varie, cose di questo genere. Descrivono molto spesso in maniera minuta l'aspetto dei demoni, per esempio delle Megaton, che è la clavicola, la piccola chiave di Salomone. Sono descritti 72 demoni infernali, che poi sono le polarizzazioni negative di forze positive, con per ciascuno il nome, il sigillo, l'aspetto fisico, i poteri e cose di questo genere. Oh, questo era come queste entità, queste cose apparivano a un mago, quello che ha scritto quel testo, ma un altro mago che compie le stesse esperienze, si mette nella stessa condizione mentale, pratica lo stesso tipo di ascetismo, le stesse operazioni di concentrazione, meditazione, contemplazione, le stesse forze, le stesse cose appaiono in forme diverse. Lo chiarisce per esempio un grande esperto rinascimentale di magia, Enrico Cornelio Agrippa, che nel De Occulta Filosofia dice esattamente questo: io do una indicazione per i rituali, le formule, i disegni e cose di questo genere, ma ciascuno deve fare da sé. Ecco, da lì la questione dei grimori che vengono appunto scritti, appuntati. Ma era l'origine di questi testi, ciascun mago li appuntava le cose come le vedeva lui, come le praticava lui, anche le formule da recitare erano quelle che si era inventato il mago. Anche Agrippa lo dice esplicitamente: io vi do un esempio delle formule che si possono usare, ma poi voi applicate la vostra fantasia, le vostre capacità creatrici per fare le cose come sono adatte a voi, perché ogni uomo è diverso. Quello che impressiona me impressionerà molto meno un'altra persona, quello che fa paura a me è un altro lo fa ridere. Ecco, quindi ciascuno di noi queste cose deve operarle da solo. Ecco, questa è un'altra cosa che ho cercato di martellare nel libro, ho cercato di far capire che è un lavoro che si compie individualmente, non esistono strade pubbliche per arrivare a Dio, chiamiamo Dio una cosa di questo genere,
ma in realtà, diciamo, in questo caso è un'allegoria, ecco. Bene, intanto ti ringrazio. E, dunque, noi abbiamo ancora un po' di domande, però nel mentre, dato che siete tantissimi in questo momento collegati, vi dico che se avete delle domande da fare al nostro relatore di stasera, fatele pure nella chat, come al solito, che poi le teniamo per la parte finale e selezioniamo alcune delle vostre domande e le facciamo alla fine. Quindi scrivetele pure se vi vengono durante la nostra conversazione. Io volevo chiederti se intanto una domanda a cui in parte hai già risposto, però volevo sapere se, primo, quali sono, se ci sono delle capacità che secondo te deve sviluppare un occultista per praticare le informazioni che trova all'interno della chiave di Salomone, cioè quali sono, diciamo, le capacità che dovrebbe sviluppare al meglio per iniziare a praticare quello che c'è nel libro, e secondo, se tra i preparativi dell'occultista, dell'operatore, quale importanza ha il grado di comunione con il proprio angelo custode nelle operazioni. Dunque, la prima cosa che bisogna fare per accedere a questo tipo di pratiche, chiamiamolo così, è qualche cosa che non riesce praticamente mai. Cioè bisogna avere una completa onestà e sincerità nel guardare se stessi. È una cosa fondamentale. Ora vediamo di spiegare perché. Ciascuno di noi è la composizione di tante cose diverse. Siccome siamo un'immagine dell'universo, in noi si mescolano il bene e il male, il positivo e il negativo, il bianco e il nero, l'amore e l'odio, come succede nell'universo. La struttura dell'universo è duplice, perché così l'ha fatta il creatore nella Bibbia. Io dico, mi riferisco alla Bibbia perché è alla base più o meno della nostra cultura. Quelli che vi dicono che noi non siamo di cultura giudaico-cristiana stanno mentendo per la gola e non gli date retta. Dicevo, la Bibbia all'inizio spiega che l'universo, quando Dio lo formò, quando uscì dalle mani di Dio, era tohu vebohu, cioè informe e vuoto. Quindi erano due cose, non una. Ed è per questo che la natura dell'universo è duplice. E allora che cosa si deve fare per in qualche maniera creare dentro di noi quell'equilibrio che ci rende ricettivi a tutte le cose? Dobbiamo equilibrare in noi il bene e il male. La prima cosa che deve fare il mago è un profondissimo esame di coscienza, rendendosi conto che il suo confessore non è un prete qualunque, quel suo confessore è lui stesso, cioè Dio. Questa cosa lui le dice a Dio, e a lui non lo puoi più aprire il culo. Ecco. C'era un esercizio pratico che loro consigliavano: scrivere il libro del bianco e il nero, cioè due pagine. In una pagina scrivevi tutto quello che c'era di male in te, nella pagina accanto tutto quello che c'era di bene in te, e andavi avanti così. Quando avevi fatto un elenco che ti sembrava il più esauriente possibile, non dovevi cancellare il bene o cancellare il male, aumentare il bene, diminuire il male, o viceversa, a seconda dei tuoi intendimenti. Dovevi equilibrare il bene col male. In questa maniera c'era tutta una serie di procedure, perché queste cose si fanno attraverso tutta una serie di operazioni interiori che sono dettagliate nei grimori, operazioni basate sulla concentrazione, la meditazione e la contemplazione, che non sono sinonimi, sono tre termini diversi. Ecco. Alla fine di tutto questo, tu dovevi arrivare all'equilibrio, e questo era una condizione imprescindibile. Perché? Perché le forze con le quali tu vai a trattare, le forze che tu stai evocando e le evochi dentro di te, poi si esteriorizzano. Ma tu le evochi dentro di te. Quelle forze
corrispondono anche alle tue istintualità profonde. Hai i tuoi impulsi meno contenibili, alle emozioni più forti che ti squassano. Di fronte a queste forze tu puoi essere invulnerabile, inattaccabile, non se hai una corazza enorme che ti taglia fuori da tutto, ma se sei nella calma più olimpica. Se sei come uno specchio d'acqua chiara, niente potrà attaccarti. Però devi fare attenzione, perché basta un sassolino in quell'acqua e cambia tutto. Ecco. Questo tipo di operazione era necessaria per quale motivo? Perché se tu non evochi una forza, avendo la possibilità di domarla, e soprattutto essendo impermeabile l'azione di questa forza, quali che siano le tue intenzioni, a questa forza divieni soggetto. È una cosa, è un caveat che si trova in quasi tutti i grimori. Se io, per esempio, cerco l'amore di una donna, benissimo, evoco uno spirito che me lo concede. Faccio un esempio qualunque, è una cosa banale, tanto per capire. Benissimo, o io sono in grado di dominare una forza di questo genere, o divento preda di un demone di lussuria prenderà possesso di me e mi farà compiere le azioni più scellerate. Se io cerco il denaro, allora finirò per essere preda di un genio, di uno spirito dell'avidità che non mi farà mai accontentare di quello che ho. Potrò avere tutti i soldi di Paperone, non mi basteranno mai. Ecco, questo è il rischio fondamentale che comportano questo tipo di pratiche. Non essere sbattuti al muro come lo fu Faust, non essere dilaniati come San Cipriano, insomma, non questo, cose di questo genere. Il rischio è di scatenare delle forze dentro di te che non sei in grado di domare. Tu hai l'illusione di domarle, hai l'illusione di essere soddisfatto nelle cose che hai chiesto, sempre che siano poi cose soddisfacibili, diciamo così. In realtà non ti succederà mai. Perché il tuo spirito non è uno specchio di acqua chiara, ci sono delle onde che lo increspano e allora si intorbida la tua visione della realtà e viene condotto verso finalità che neanche immaginavi ci fossero. Ecco. Questo è la prima cosa che si richiede al mago, poi arrivano tutte quante le altre, ma la cosa imprescindibile è questa. Mi parlavi dell'angelo custode. Devo No? custodire, sì. Ecco, dunque, io intanto non uso mai la locuzione angelo custode, preferisco dirlo in inglese angelo guardiano, perché l'angelo custode mi fa ricordare della suorina che amavo tanto e che mi insegnava l'italiano quando facevo la prima elementare, che mi diceva prega sempre l'angelo custode. Ecco. Io era una cosa diversa, una cosa bellissima, è uno dei ricordi più belli della mia infanzia. Non c'è, cioè, lo dico con il massimo affetto possibile, ma sono due cose diverse. Non confondiamo il vino con l'olio. Ecco, per cui diciamo angelo custode. Cos'è questo angelo custode? È una entità separata, alla stessa maniera in cui lo sono le entità di cui abbiamo parlato finora. Cioè, è una entità indipendente, che esiste di per sé nell'infinito, nell'infinità del multiverso, esiste, certo, esiste e ha funzioni. Ecco. Però è nascosta, agisce dentro di te, ma non si manifesta, non si appalesa. Tu devi imparare a riconoscerlo la voce, ma soprattutto devi imparare a obbedire questa voce, perché devi tenere presente che questo tipo di entità c'è in tutte le culture, se ne parla in ogni, non soltanto nei libri sacri, anche in qualsiasi, un'infinità di opere di qualsiasi genere. Era quello che, per esempio, in una cultura diversa, una persona completamente diversa, completamente
come Socrate, chiamava Daimon. Ecco, non è la semplice coscienza, è qualcosa di più. È una entità che ha una sua volontà precisa. Il Daimon è la voce che ti dice sempre la verità. Tu quella voce la devi ascoltare. La ascolti, sai che ti ha parlato, però per la tua avidità, per la pigrizia, per le cose del mondo, per le cose che desideri in quel momento, finisci per trascurarla. E questo è sbagliato. L'angelo custode si nasconde. Peggio, finisci per, non tanto per non riconoscerne la voce, ma, come succede in tante persone, nel considerare ingannatorio la voce. La voce ti dice la verità, tu non la riconosci. E dici, no, questa è un'ideologia, questa è una cosa che dicono i comunisti, i fascisti, i brecentiani, tutta una cosa diversa, e invece no. Quella è la voce dell'angelo custode, che tu non hai voluto ascoltare. Ecco, questa è la disposizione nell'ascoltare l'angelo guardiano. E un'altra delle cose che si richiede al mago, c'era un signore che, dunque, quanto a moralità, non poteva essere preso come esempio nei confronti di nessuno, però compensava, eccetera, che si chiamava Aleister Crowley, che nell'ascolto dell'angelo guardiano aveva una delle sue guide fondamentali. Cioè, lo dice continuamente, lo ripete fino all'esaurimento, che occorre seguire l'angelo guardiano. Poi lui ha fatto quello che gli pareva, però l'insegnamento è quello ed è valido, e non è che se l'ha immaginato lui, glielo hanno detto altre persone. Nello specifico questa cosa gliela disse Bennett, ma insomma, quindi questo è il significato dell'angelo guardiano. Ti ringrazio intanto di aver risposto a queste domande, e io vi invito sempre, abbiamo ancora un paio di domande, a scrivere le vostre, che facciamo dopo a Sebastiano qui nella chat. Allora, l'altra domanda che ti volevo fare è questa: alcune correnti di pensiero interpretano le entità demoniache come vestigia di dei pagani, e volendo eliminare in tal modo l'aura negativa loro attribuita dalla matrice cristiana. Mi domando quanto effettivamente sia possibile a livello operativo sorpassare l'influenza dell'egregore cattolico che va a definire e modellare simili entità. Mamma ridurci! Dunque, intanto cerchiamo di capire cos'è un egregore. Che so, dunque, l'egregore è un'entità, perché non bisogna poi anche dire le cose come stanno, perché noi conosciamo come entità semplicemente quello che vediamo in giro, gli animali, noi altri, il fornaio sotto, insomma, cose di questo genere. Ci sono entità anche di diverso tipo. L'egregore è un'entità che esprime l'unicità di pensiero di una comunità la più vasta possibile, cioè quando c'è una comunione di un qualche tipo, quando un gruppo, anche una nazione, anche addirittura un pianeta, ecco, pensa alla stessa maniera, soffre alla stessa maniera, gioisce alla stessa maniera, questa cosa, questo grumo di sensazioni, di emozioni, di forze trascendenti, chiamiamole così, questo sono, assume le caratteristiche di un egregore. Chiamiamo così questa specifica entità. Oh, la comunità cristiana ha dato luogo a uno degli egregori più forti nella storia dell'uomo, non soltanto quella cristiana, ce ne stanno i tanti lì. Volevo dire, secondo me non è esatto andare a dire che facendo ricorso a simbolismi pagani, a concezioni di tipo diverso, a emozioni, anche perché le emozioni
un significato molto forte in questo tipo di cose, nate da in qualche maniera idealità differenti, si va a distruggere o a vulnerare un altro egregore, perché non è questo il tipo di rapporto. Non è che un egregore mangia l'altro, corrode l'altro, inquina l'altro, cose di questo genere. La natura degli egregori si evolve e si sviluppa internamente. Cioè, non ci sono vulnerabilità che vengono dall'esterno, perché sono cose che nascono dentro un certo tipo di comunità e gli apporti da fuori in genere non funzionano. Bisogna stare attenti ad un tipo di cosa particolare, poi. Noi nella nostra comunità e stiamo sempre più indebolendo il nostro egregore perché gli diamo sempre meno forza, pensiamo sempre di meno al significato delle nostre radici giudaico-cristiane, pensiamo sempre di meno al vincolo che ci danno le disposizioni degli antichi, dei nostri antichi, dei nostri padri nei confronti della società, di noi stessi e di altri. Ecco, questo perché? Perché abbiamo finito nel non credere più nel sacro. Non credere più nel sacro, come diceva Chesterton, non è che significhi non credere più a nulla, significa credere a tutto. E infatti non c'è società nella storia umana che abbia visto una credulità nei confronti delle scemenze e stupidaggini maggiori della società contemporanea. Praticamente ogni cosa che leggiamo è oggi frutto di idiozie, di pensieri distorti, di cose che sono molto lontane dalla radice dell'uomo. Questo perché? Perché si sta indebolendo l'egregore che ci univa. Nei confronti di una cosa di questo genere c'è poco da fare. Possiamo ripristinare una nostra coscienza, possiamo in qualche maniera raddrizzare certe cose, ma l'unico antidoto è un altro. Riconoscere chi è come noi e entrare in comunità con chi è come noi, cioè rafforzare l'egregore a livello individuale, comune, piccolo, perché altre cose non ci sono. Non puoi metterti sulle piazze a predicare cose che nessuno capisce. È come se io mi mettessi in piazza cominciassi a parlare in cinese, mi serve qualche cinese, manco lui perché poi io il cinese lo parlo malissimo, per cui non servirebbe assolutamente a niente. Se però trovo un'altra persona che la pensa come me e cominciamo a ragionare, cominciamo a scambiarci delle opinioni, avendo sempre in comune quell'idea che io chiamo del sacro, ma in realtà è una cosa molto più complessa, istintivamente si capisce. Poi magari troviamo anche un'altra persona. Creiamo in qualche maniera, non c'è neanche bisogno di creare, che so, un'associazione, un ente, cose, nulla, non c'è nulla di questo, perché il vincolo che si crea in questa maniera è già di per sé un vincolo molto forte. Ecco, questo è un modo per contrastare a livello personale, piccolo, eccetera, la disgregazione dell'egregore. E della via che consiglio a voi a tutti, insomma, ecco, perché è inutile fare il Don Chisciotte e partire a lancia in resta contro i mulini a vento, quelli che buttano il fango, c'è niente da fare. Grazie, ti ringrazio. Benissimo, direi che siamo quasi alla fine. Abbiamo ancora un paio di domande noi proprio e poi passiamo a quelle del pubblico. Ce n'è una di Mattia, che era qua prima, che è il nostro astrologo, che dice, che chiede se può introdurci al mondo dei talismani salomonici e quali sono le differenze sostanziali con il sistema presentato, ad esempio, dal Picatrix. Dunque, parliamo prima del Picatrix. Il Picatrix tanto celebrato, che non ho mai capito esattamente perché, diciamo. In realtà fa appello alla magia naturale, è un tipo di cose un pochino diverse, ecco perché poi noi del Picatrix non conosciamo
la versione araba, che credo sia stata tradotta soltanto in tedesco, non so neanche se è stata tradotta in italiano. Conosciamo la versione che venne fatta in latino per il re di Spagna del 1200, di questo gesto non mi ricordo preciso. Comunque, che è molto più breve del Picatrix originale e è molto cambiante, piuttosto edulcorata, diciamo così. Quindi non è il testo sul quale possiamo, quello che conosciamo, non è un testo sul quale possiamo fare confronti, cose particolari. È un tipo di magia che fa riferimento, quella del Picatrix, alle proprietà naturali di certe sostanze, persone, cioè, la magia come quella di Alberto Magno, diciamo così, ecco, cose di questo genere. Ecco. Invece, quando noi andiamo a parlare di talismani, ecco, facciamo un discorso un pochino più complicato. Il talismano, come quelli che insegna a consacrare, realizzare e consacrare la chiave di Salomone, è un simbolo molto particolare che serve per accendere dentro di noi un certo tipo di consapevolezza. Quando io studio in modo tale da poter io realizzare un certo tipo di sigillo che, secondo me, è conforme alla forza che voglio in qualche maniera evocare, perché è sempre una questione personale. I grimori danno degli esempi, esempi che funzionarono per quel mago che li ha tracciati all'inizio. Se noi andiamo a vedere fra le varie versioni dei grimori, alcuni sono sempre uguali, ma altri cambiano in maniera completa, perché era l'intervento di un mago che ha agito in un'altra epoca, in un'altra cultura, in un'altra cultura, e ho visto visioni diverse. Poi vi spiego come si vedono i sigilli, secondo la tradizione effettiva. Dunque, questi sigilli servono semplicemente per focalizzare la tua attenzione su una qualche cosa. Quando io dico attenzione, non intendo dire l'attenzione cosciente, ma l'attenzione del nostro profondo. Servono per dare alla tua interiorità le direttive necessarie perché succeda quello che tu chiedi che voglia succedere, quello che agisce. Sei sempre tu. Non è una cosa che viene dall'alto, un padre eterno, il signore con la barba seduto sul cantero o sopra una nuvola. È una cosa differente. Sei tu. È quello che è dentro di te. È il DNA dell'Adam Cartman che riproduce un aspetto dell'universo. Ecco. Il talismano, con tutto il suo complesso apparato di realizzazione, studio per identificare il disegno, quindi meditazione su una cosa di questo genere, visione particolare per arrivare alla definizione di un sigillo preciso, poi la preparazione, poi la consacrazione con le invocazioni, tutte quante le formule, cose di questo genere, serviva a condizionare il tuo profondo. Queste cose agivano nel profondo di te stesso e cambiavano la tua interiorità in maniera tale che le tue azioni fossero conformi alla tua volontà vera. Bisogna intendersi pure che cosa significa verità vera, perché anche questo è un po' complicato. Però, insomma, la spiegazione di una cosa di questo genere è questa. Non è che tu fai zusfisci su un pezzo di carta e finalmente riesci a scoparti con la ragazzina che ti pare un sacco di tempo. Non funziona così, non ci sono accidenti di niente. Ecco. È un tipo di magia che ha dei riflessi molto particolari. Dunque, i maghi antichi, per vedere il sigillo di un certo tipo di entità, usavano una procedura che era quella che si usava nel gruppo di Urdi, diciamo così. Creavano una specie di cerimonia. Arrivavano ad uno stato mentale particolare, invocavano un certo tipo di entità e vedevano con gli occhi della mente disegnarsi
come una traccia luminosa il sigillo che poi loro dovevano riprodurre. E quello funzionava per loro, non funzionava per il portiere. Ecco, qui è una cosa, non è una cosa molto semplice, diciamo, è una cosa complessa. Ma tutto quanto, ed è il, poi sempre la radice del mio discorso, quello che io vado a ripetere tante volte e che mi ha dato anche l'ostilità di un sacco di persone, è che la base di tutto questo è l'io. Quello che agisce è sempre il nostro io interiore. Perché? Perché noi siamo il DNA dell'universo. E questa è quella che la tavola di Smeraldo chiamava la coincidenza oppositorum. E, cioè, il chiamava il così in alto come in basso, e che gli alchimisti chiamavano coincidenza oppositorum, cioè far coincidere l'infinitamente piccolo con l'infinito e l'infinitamente grande, ricercare all'interno del nostro DNA il DNA di Dio. Ti ringrazio Sebastiano per queste risposte più che esaustive. Ho un'ultima domanda proprio, prima di passare a quelle del pubblico che è sempre numerosissimo qua collegato, ed è questa, con cui si chiude tra l'altro la tua chiave di Salomone. Quanto conta all'interno di queste operazioni la fonetica? Molto importante. Dunque, per vari motivi, diciamo così. Comunque, bisogna tenere presente che una volta, quando si invocavano dei nomi, i cosiddetti nomi barbari, che identificavano un ente specifico e particolare, bisognava farlo con una intonazione ben studiata. Anticamente c'erano dei sacerdoti in Egitto, per esempio, c'erano dei sacerdoti appositamente addestrati per questo, si chiamavano Makeru, cioè quelli della buona voce. I misteri degli antichi venivano cantati dagli Eumolpidi, perché era un signore che si chiamava Eumolpo, buon canto, Eumolpo, canto piacevole, quello che aveva insegnato questo tipo di cose. Cioè bisognava essere istruiti a produrre una fonazione, chiamiamola così, particolare. Perché questo? Ecco, nell'esoterismo, diciamo, moderno si dice vibrare in una certa maniera il nome magico, no? Cose di questo tipo, tutte balle, insomma. Comunque, il senso di questo tipo di cose è che tu, nel pronunciare un certo tipo di nome, devi metterti in contatto con ciò che rappresenta quel nome. E quando devi vedere che cosa rappresenta, devi vederlo nel suo complesso. Cioè devi vedere il nome come è scritto, questa è l'importanza per esempio delle lettere ebraiche, ma anche delle lettere greche, devi vedere il nome come è scritto. Il simbolo Yahu degli gnostici, per esempio, no? Devi sentirlo dentro di te. Quando pronunci il nome e lo pronunci nella intonazione giusta, senti quel nome che risuona nell'abisso vuoto che tu hai fatto nella tua coscienza apposta per accogliere quello che stai in qualche maniera invocando. Ecco, per questo non soltanto l'intonazione del nome, ma anche tanti altri particolari del rito sono importanti. Ci vogliono dei colori adatti, ci vogliono dei profumi adatti, ci vogliono delle movenze precise. Le movenze sono estremamente importanti. Se noi pensiamo alla meditazione della Kabbalah, ecco, tu quando pronunci le lettere del nome di Dio vocalizzate, devi farlo in maniera diversa per ciascuna vocale. In una poi testa così, in un'altra è così, in un'altra è così, cioè, e devi farlo continuamente. Ecco, alla fine di questa cosa, o ti sei rincoglionito completamente, oppure la tua mente si apre ad a qualcosa di diverso, perché non riesce a pensare a nient'altro che a questo. E allora si crea quello che lo Zen chiama il vuoto mentale. E in questo vuoto mentale entra qualcosa. E devi stare attento a quello che entra, ovviamente. Ma tu hai fatto le tue difese prima. Cioè hai creato tu un filtro particolare per farci entrare quello che dicevi tu. Filtro che ha caratteristiche simboliche, chiaramente, perché la nostra coscienza interiore,
lo diceva pure Jung, insomma, la nostra identità ragiona per simboli, ragiona per archetipi, e tu questi ti devi educare, con questi ti devi mettere in comunicazione. Quando dai a ciascuna di queste cose un valore particolare, allora quel simbolo, quell'archetipo, automaticamente funziona per tua difesa, apre e chiude delle porte, rende più forti o meno forti delle sensazioni, cioè funziona in una qualche maniera. Funziona come una macchina. Carichi qualcosa a molla e quello funziona, anche se tu non giri più la chiavetta. Ecco. Per questo i riti sono, si dice sempre, sono pericolosi, perché si finisce per far agire delle forze interiori dentro di te, ma sono pure esteriori, perché tutto ciò che sta dentro di te sta pure fuori, come in alto, così in basso. Quindi bisogna stare attenti. Poi per la tua individualità sono molto importanti. Ecco, e si finisce per agire delle cose che vanno avanti per conto loro, a prescindere dalla tua volontà o meno. Cioè, ci sono tanti esempi di cose di questo genere. Avete mai partecipato a una cerimonia della Macumba o del Candomblé? Ti è mai capitato? Ecco, e Opposite. allora hai, ecco, e allora hai visto che a un certo punto, molto spesso, certe volte, delle persone diventano i cavalli del Dio. Cioè, la gente che non c'entrava niente, gente che stava lì per caso, gente che tutto si sognava fuori di questo genere, atei inveterati, cose del genere, comunque cominciano ad agire in qualche maniera, le ragazze diventano tutte la bomba ghira e si mettono questi set fuori, tutte cose di questo genere. Ecco. Questo perché? Perché agiscono a livello simbolico, cioè senza che neanche loro se ne accorgono delle cose che sono piantate profondamente nella nostra coscienza, anzi nella nostra coscienza, nel nostro subconscio, chiamiamolo così. Approssimativamente, però cose che funzionano, non è che non, altrimenti insomma non, saremmo tutti quanti personaggi perfetti. Bene, io ti ringrazio tantissimo perché non potevo chiedere di meglio per questa serata di chiusura. Sei stato, hai citato veramente un sacco di punti che le domande sono state costruite da tutti noi, ecco, che tutti volevano farle, quindi sono state un costrutto da parte di tutti. E quindi grazie davvero. Sono anche il pubblico ha ringraziato durante l'intervento. Io adesso, quindi ti farò l'ultima domanda prima di scatenare quelle del pubblico, che ce n'è un po', quindi ne selezionerò qualcuna, che è praticamente che progetti hai per il futuro. Non so se Chiara vuoi venire anche tu. Ci sei? Ti aggiungo? Allora, Ok. Ciao buonasera a Chiara, tutti. bentornata. Mi sono fatto Allora. sudare che ho una tosse pazzesca. Allora, Ecco, poi ti faccio uno scongiuro, se ecco, tu, bravo, attenzione. bravo, bravo, ci vuole, sì. I progetti abbiamo progetti bellissimi. Sebastiano Fusco sta curando tanti libri per noi. L'anno prossimo uscirà proprio un libro dei Grimori. Ci sono tante attività dove è coinvolto, ma la più bella è quello che abbiamo iniziato a parlare prima ed è la novità di una nuova collana a cura di Sebastiano Fusco, collana di lusso a copie numerate che verrà lanciata, come dicevamo prima, alla conferenza dell'esoterismo di Parma. Il primo libro sarà un Codex Rosa Croce. Edizione straordinaria di lusso, se non mi sto a raccontare tutto quanto, ma il lancio sarà a Parma assieme ai nostri amici della Società dello Zolfo, per cui questo fa parte dei nostri progetti comuni con Sebastiano e di cui sono personalmente veramente molto orgogliosa e contenta, così come tutte le cose che abbiamo fatto assieme. Ecco, per cui da parte mia grazie veramente, come sempre, Sebastiano, per tutte le cose che facciamo. Siamo felicissimi anche tutti noi e tutti quelli in ascolto, credo, di sapere di questa nuova linea dei libri di lusso di Venezia, con il primo che uscirà proprio di Sebastiano Fusco. Posso dire due parole sul libro? Dille. Dunque, è un'esperienza un po' curiosa, diciamo, perché è basato su un codice Rosa Croce,
di origine tedesca del Settecento, ma scritto precedentemente, e ti dà tutta una serie di istruzioni per fare delle meditazioni di tipo particolare. Questo tipo di istruzioni però prevedono l'uso di mandala. Cioè, il mandala orientale era un disegno particolare sul quale tu ti concentravi con la mente, seguivi i passaggi e a un certo punto ti trovavi in un universo completamente diverso. Ecco, il libro in questione fa qualcosa di più. Non fa dei disegni come mandala, ma fa dei disegni simbolici molto complessi che vengono inclusi in uno schema dottrinale. Adesso tu devi immaginare, vedere il disegno, immaginarlo, proiettarlo all'interno della tua mente e alla fine ti troverai in un mondo che è quello che in qualche maniera vuole evocare quella figura. Era diciamo un manuale d'uso, era un libro scolastico, diciamo così, che era stato messo, elaborato per questa società particolare. Io dunque l'ho preso, l'ho in qualche maniera l'ho diciamo tradotto, risistemato, aggiustato in qualche maniera e soprattutto ho dato le istruzioni particolari per poterlo usare, perché nel manoscritto originario non c'era. Allora ho usato un sistema che è quello che uso io normalmente, ne ho parlato già su tanti libri, insomma, di una cosa di questo genere, che è quello che ti mette in grado di utilizzare i simboli visuali per aprire altri mondi, altri stati di coscienza, altri panorami. E ho dato anche un esempio di meditazioni che si devono fare per arrivare a risultati di vario tipo. Ecco, quindi diciamo è più che altro un manuale pratico, cioè adesso non diciamo magia pratica, sennò se diciamo questo. È comunque diciamo un manuale che è basato non semplicemente sulle chiacchiere, sulle predicazioni, le cose, le robe, cioè, balle, tutte balle. No, è un qualcosa che ti insegna a fare determinate cose e ti dice i risultati che devi ottenere. Questo è tutto. Una modesta fatica. Bene, bene, direi che lo aspettiamo allora con ansia tutti e lo vedremo a Parma, quindi, finalmente. Allora, io parto adesso con le domande del pubblico. Faccio qualche domanda. La prima che ti faccio è di Cristiano Curti, che saluto, che fa parte di Venezia Editrice, dello staff di Venezia Editrice. Quindi Cristiano chiede: puoi fare un confronto o paragone tra la chiave e la magia sacra di Abramelin? Dunque, sono due cose abbastanza diverse, anche perché l'antichità dei due testi è enormemente diversa. Dunque, la magia sacra di Abramelin, che poi è un testo che ho preso con le molle, perché ci sono edizioni differenti che hanno schemi diversi e hanno diciamo anche significati e cose differenti, perché bisognerebbe farle uno studio un po' particolare. Ma mentre i talismani della chiave prevedevano, diciamo, un metodo specifico e molto particolare per arrivare a mettersi in comunicazione con un certo tipo di forze, i risultati del testo di Abramelin sembrano quasi una conclusione automatica, cioè un qualche cosa che insomma, non è frutto di una reale operazione interiore, ma ce lo fai perché disegni il quadrato in quella maniera lì. Ecco, sull'efficacia dei quadrati di Abramelin abbiamo le testimonianze più diverse. Io vi racconto quelle due che racconta Crowley nelle sue Confessions, o non mi ricordo se nelle Confessions o in un altro dei suoi libri. Ecco, lui diceva che usava i quadrati di Abramelin soprattutto per due motivi: uno, trovare quattrini, e un altro, trovare libri. Ecco, per trovare i libri dice che effettivamente gli era più semplice. Per trovare i quattrini aveva un esito un po' strano, un po' curioso. Quando lui chiedeva la cifra X, certe volte riceveva X, però certe volte riceveva, che so, X mezzi,
oppure 2 volte x, x al quadrato, radice quadrata, oppure meno x, cioè gli fregavano, gli toglievano l'x che lui aveva chiesto. Quindi diceva, state molto attenti a una cosa di questo genere, perché ci sono dietro delle cose che è difficile spiegare. Ecco, questo so della magia di Abraham Edin. Un testo che conosco bene, perché anche perché lo ha tradotto MacGregor Mathers, che è uno dei personaggi che ho seguito di più nella mia vita. Bene, la prossima domanda, hai già un parte risposto durante l'intervento, ma la faccio velocemente se vuoi aggiungere qualcosa. Buonasera Sebastiano, lei in prima persona riterrebbe sicuro e con risultati concreti la pratica delle invocazioni delle entità del suo libro? No, scusami, non che venga accidenti, ma sei di piano. Buonasera Sebastiano, lei in prima persona riterrebbe sicuro e con risultati concreti la pratica delle invocazioni delle entità nel suo libro? Beh, dunque, come vedi, ho detto prima, ho risposto un pochino prima. Dunque, se uno queste cose qui le fa con leggerezza, cioè senza seguire tutta la procedura, ho detto lì, fa la figura del mago Telma, il buffone che si è messo lì a grassare un po' dei quattrini, e quindi non serve a niente. Se però tu segui tutta la procedura, le cose eccetera, e ammesso che tu sia in grado di fare questo tipo di cose, allora effettivamente corri il rischio che dentro di te succeda qualche cosa. Perché il rito, questa è un'altra cosa che mi diceva sempre Evola, il rito è per l'appunto come un meccanismo a molla. Quando lo carichi, poi va avanti per i fatti suoi e gli esiti non sempre ti sono chiari. Per cui vale sempre l'adagio famoso, faccia chi sa, chi non sa, non faccia. Manu Giglio chiede, vorrei chiedere se lei durante il suo percorso esoterico ha scritto un grimorio e se sì in che modo ha iniziato questa stesura. Che approccio consiglia secondo la sua esperienza personale? Dunque, no, non ho mai scritto un grimorio, anche perché ne ho letti tanti, ne ho tradotti tanti, ne ho curati tanti, che sono molte cose mi vengono in mente, ma non quello di fare un grimorio. Ma poi non credo che neanche ne sarei capace. Perché per fare questo tipo di cose bisogna dedicarsi in maniera praticamente esclusiva. Io potrei fare un grimorio, sì, però mi metterei a ripetere esperienze di altri. Invece dovrei fare io delle esperienze specifiche e particolari che richiederebbero una tale applicazione, una tale massa di tempo, una tale diffusione di energie, che francamente non ne vale la pena. Per scrivere un libro, mamma mia. Bene, mi è arrivato un messaggio invece privato di Simone Baldacci che chiede, crede che nella magia salomonica sia presente implicitamente un percorso teurgico di elevazione, oppure si discosta dalla cosiddetta alta magia rinascimentale e dalle sue ambizioni in questo senso? Dunque, anche qui stiamo parlando di cose un po' differenti. E la cosiddetta alta magia rinascimentale era una cosa che aveva principalmente derivazione teurgica, cioè i maghi rinascimentali erano rimasti impressionati dai testi greci portati dopo per le persecuzioni dei turchi, dei fuoriusciti dell'ex impero bizantino, che avevano invaso l'Europa di testi di vario tipo. Ecco, fra questi testi c'erano anche i manuali di teurgia, e c'era in particolare un libro che è uno dei miei interessi specifici e particolari, cioè i cosiddetti oracoli caldei, che Pico della Miranda chiamava non un libro, un miracolo. Ecco. Quindi è un percorso molto particolare, molto ben identificato, e che ancora, ed è estremamente antico, perché le radici di queste esperienze si ritrovano nella magia, nell'invocazione agli dei degli antichi egizi. Io ho fatto proprio nella chiave
ho fatto dei paragoni fra queste esperienze così diverse. Quindi se noi andiamo a prendere questo tipo di cose esclusivamente come diciamo strade per l'elevazione, in realtà commettiamo un errore, perché queste procedure, questi meccanismi, eccetera, sono solo l'inizio di un certo tipo di cose. Ti insegnano come entrare nelle disposizioni mentali per avere accesso a un certo tipo di nozioni che altrimenti non potresti avere. Ecco. Poi tocca a te elaborare questo tipo di cose. Una cosa di questo genere puoi farla anche, diciamo, trovandoti nell'atmosfera particolare neopagana, in qualche di quelli che seguono gli oracoli caldei o seguono i testi di Ermes di Trismegisto e cose di questo genere. Ecco. Ma è soltanto un modo particolare, perché tu provi affinità specifica per una cosa di questo genere. Quello che conta è sempre la tua affinità, la tua interiorità. Sei tu che a un certo punto poi dai forza a questo tipo di cose. L'iniziazione, come si diceva una volta, non è un fine, è un inizio, lo dice la parola, no? Iniziazione significa come iniziare un certo tipo di cammino. L'iniziatore, quello che ti dà l'iniziazione, si limita a darti le indicazioni di massima, basilari, per fare questo cammino. A Christian Rosenkreuz, che abbiamo evocato prima, hanno dato le nozioni semplici di base, dice lì c'è il castello, questo è il territorio e poi il viaggio vai per i fatti tuoi. Però gli hanno detto che c'era una meta che lui doveva perseguire, ed è questa l'iniziazione. È l'inizio, ti dicono un inizio, e poi la conclusione, quella te la devi trovare da su. Bene, allora io direi che siamo arrivati con il tempo, quindi io ti ringrazio a nome di tutta la società dello Zolfo, Sebastiano, per essere stato qua con noi in questa serata di chiusura. Ma grazie a tutti voi, io mi diverto come un pazzo a fare cose di questo genere, quindi sono io che ringrazio voi. No? Bene, sei ospite gradito ogni qualvolta lo vorrai. E grazie mille a te, Chiara, per aver reso possibile questa serata e la collaborazione con Venex Editrice. È una collaborazione di cui siamo molto contenti e siamo molto felici che la chiusura della stagione sia stata fatta tutti insieme, diciamo. E dunque io ricordo a tutti voi, intanto vi ringrazio ancora di essere stati in così tanti stasera, in così tanti fino alla fine, grazie alle vostre domande. Io vi ricordo che questa è l'ultima serata, quindi ci rivedremo a settembre praticamente con la nuova stagione di conferenze, ma a fine agosto Sebastiano Fusco sarà presente all'Occult Convention, Venex Editrice, con un banco dove potrete acquistare i suoi libri, tra cui anche il nuovo libro delle edizioni di cui parlava poco fa, sarà presente alla convention, saremo presenti noi e tanti altri relatori che si occuperanno di workshop, che si occuperanno di conferenze, molti dei quali sono stati annunciati sul nostro sito, che è www.lasocietadellozolfo.com. E trovate il link per vedere le conferenze qui sotto, per vedere i biglietti, la disponibilità. Quindi, insomma, speriamo di vedere tutti voi finalmente per due giorni dal vivo, tutti insieme, e vederci dopo un anno di conferenze online, tutti insieme al labirinto dell'Amazzonia. Io vi saluto, vi auguro buone vacanze, buone cose, e alla prossima, quindi. E ci vediamo a Parma. Ciao! Ci vediamo a Parma. Ciao a tutti.